L'induismo è la religione tradizionale dell'India. Con quasi 1 miliardo di fedeli, è la terza religione più diffusa al mondo dopo il cristianesimo e l'islam. È la più antica delle principali religioni esistenti. L'induismo attuale ha origine nel VI secolo a.C. I suoi fondamenti, però, sono ancora più remoti. Il complesso dei principi induisti, infatti, si basa sul vedismo e sul brahmanesimo, le prime due fasi della storia della religione indiana. L'induismo venera un dio dalle molteplici forme. Le tre principali sono Brahma, colui che crea l'universo, Vishnu, colui che lo conserva, e Shiva, colui che lo distrugge e rigenera. Nell'induismo non esiste un indirizzo dottrinale uniforme, ma 6 sistemi filosofico-religiosi, detti darshana, letteralmente punto di vista. I darshana sono le differenti possibilità di approccio alla sapienza contenuta negli antichi libri sacri, i Veda. Le varie scuole di pensiero, però, concordano su una dottrina di base. Secondo l'induismo, dopo la morte, l'anima si reincarna in un altro essere, vegetale, animale, umano, minerale o celeste. Ogni anima compie così un cammino attraverso numerose vite. Durante ogni vita, l'anima accumula un bagaglio di azioni positive e negative che ne determina il karma. Il karma è una legge di causa ed effetto. Le azioni compiute nelle vite precedenti determinano le condizioni di vita della successiva reincarnazione. Il pellegrinaggio delle anime attraverso le vite non è eterno, ma finisce una volta raggiunta la purificazione. Con la purificazione, l'anima si libera dalle preoccupazioni e dalle sofferenze della vita terrena e smette di reincarnarsi per farsi tutt'uno con l'universo. L'induismo condiziona non solo la vita religiosa, ma anche la struttura della società indiana. Sulla base dell'induismo, infatti, la società indiana è divisa in caste, ovvero classi sociali organizzate in una rigida gerarchia. È infatti il karma dell'individuo a determinare l'appartenenza a una casta. Più si è stati virtuosi nelle vite precedenti, e più in alto si è nella gerarchia sociale. Il sistema delle caste giustifica forti discriminazioni, soprattutto nei confronti dei fuori casta, i cosiddetti impuri. Nel 1950 il governo indiano ha ufficialmente abolito le caste. Nella pratica, però, il sistema castale viene ancora tollerato. In India, gli induisti costituiscono attualmente circa l'80% della popolazione. L'emigrazione ha contribuito alla diffusione dell'induismo in Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Mauritius e Trinidad. Gli Stati Uniti ospitano oltre 1 milione di induisti, seguiti dalla Gran Bretagna con circa 500.000.